una battuta velocissima senza alcuna polemica. Io continuo a concordare sul fatto che debbano essere accettati, che siamo in un periodo di vacche magre, e questo è un dato di fatto, debbano essere razionalizzati il più possibile questi servizi, però mi permetto di far osservare che se questo discorso vale per Castelplano, quindi le vacche magre non valgono per Castelplano, qualcuno potrebbe sostenere che non devono valere manco per Maiolati Paese, perché anche Maiolati Paese si è posto a suo tempo, nella legislatura precedente, un problema di presenza di bambini o meno che rivitalizzavano il paese. Come a suo tempo ho ritenuto che fosse ragionevole concentrare tutte le mogli per Maiolati Paese, ed è una scelta dolorosa perché mi rendo conto che questo danneggia comunque il centro storico, ritengo che lo stesso discorso dovrebbe valere per Castelplano. Poi se il sindaco di Castelplano non ci arriva per motivi politici di bottega, di bassa bottega, questo non può far altro che rafforzabile il mio convincimento che si dovrebbero fondere tutti questi comuni, perché probabilmente una razionalizzazione degli enti locali porterebbe poi ad un risparmio nella razionalizzazione delle spese. Credo che sia pesante la gente di unire politica di bassa lega, anche perché, non vorrei fare polemica io, ma ad esempio il governo stesso ha fatto un marcio indietro rispetto a provvedimenti che prevedevano nella scuola di San Paolo Iesi e di Poggio San Marcello, che ha un numero di alunni frequentanti inferiore ai 50, dovevano essere da quest'anno, dal corrente anno scolastico, soppressa. C'è stato un ripensamento, ancora la scuola di Poggio San Marcello, San Paolo di Iesi, continua a esistere così come continuava a esistere anni fa. Sono temi molto delicati, legati anche alla vita di un paese, a una concezione in parte campanilistica, in parte di valutazione reale di esigenze storiche, di esigenze di servizi sempre più vicini al cittadino. Poi queste considerazioni collegate a periodi di parte magre porterebbe a tanti altri ragionamenti, tipo se si parla della sussistenza della scuola di Poggio San Marcello, qualcuno potrebbe dire come era a suo tempo, non dico quali tempi, anche la sussistenza dei comuni, visto che il comune quando c'era lui non c'era, così pure il comune di Merco, così pure tanti altri comuni, per cui è un discorso molto più generale che è interessante, ma che metterebbe ulteriori approfondimenti non in questa sede, perlomeno in questo momento. Punto numero 14, mozione per l'installazione della cinturina per il regolamento di inquinamento del traffico veicolare, consigliere del Mento Sano. Sì, io credo che questa mozione si inserisca nel solco intrapreso da questa giunta, che è volto in maniera molto laica a capire il perché di determinate problematiche. Io sono consapevole del fatto che sicuramente l'installazione di questa centralina porterà ad una rilevazione di un problema su via Risorgimento. Credo però che sia anche importante capire l'incidenza di questa problematica per cominciare anche a porsi, prima di tutto, ragionamenti su come avviare un risanamento di questa situazione, e poi anche per capire quanto la situazione relativa alla esenzione di patologie tumorali sia imputabile a una situazione di traffico molto intenso. Io spero che con l'apertura, se vogliamo anche coraggiosa, che la Giunta ha fatto a principio di precauzione con la mozione precedente, con lo stesso spirito spero che la Giunta approverà questa mozione insistendo presso l'APAM per l'installazione di queste centraline, anche considerando quello che sta succedendo a Iesi in termini di inquinamento. Iesi è a pochi chilometri di distanza, gli sforamenti, credo non sia un mistero per nessuno, hanno superato il numero di 40 nei primi giorni di marzo, quando il numero di sforamenti concessi a livello annuale è di 35. Considerando il livello di traffico di via Risorgimento nelle ore di punta, credo che un monitoraggio si renda anche necessario, e quindi invito la Giunta e questa maggioranza a voler considerare questa mozione e a volerla accogliere. Leggo testualmente la mozione presentata dal consigliere Camillo Rossano, che poi è quella che dovremo andare a votare o a chiedere di mangiare. Chiede che il sindaco e la giunta si attivino presso l'ARPAM e gli altri enti competenti per far installare una centralina preferibilmente fissa per il rilevamento dei PM10, PM2,5 e di tutti gli altri impianti da traffico veicolare. Personalmente ritengo la mozione accoglibile con le seguenti precisazioni. Il preferibilmente fissa ce lo dirà l'ARPAM, se è opportuno o no quello della fissa, anche perché di preferirla fissa verrebbe da chiedersi dove, la
abbiamo due semafori, uno a confine con Castelgiadino, uno a Centrimoglio, che è registrato probabilmente più inquinato vicino a casa del consigliere. E non casa mia la se non metto fuori bagni io, un po' di ma di questo ne siamo assolutamente convinti. Così pure è preciso che il rilevamento di PM10 e PM2,5 e di tutti gli altri inquinanti io la interpreto come il rilevamento degli inquinanti da traffico veicolare, così come non sono esperto, perlomeno quanto consiglio di lo sanno, se siano i PM10, 5, 2,5 eccetera, mi sto mirando l'altra quali sono quelli più importanti. Io ritengo che sia accoglibili tutti e due gli emendamenti, quindi possiamo riformulare la mozione. Anche perché, ripeto, credo che sia un punto di partenza che dovrà evolversi anche in base ai dati che via via perverranno, in base agli studi eventualmente fatti dall'ARPA. Quindi ritengo accettabili gli emendamenti proposti. Direi semplicemente che il sindaco e la giunta si attivino presso l'ARPA e gli altri enti competenti per fare installare una centralina per il rilevamento degli inquinanti a traffico veicolare. Sì, lo ritengo accettabile.